Questa settimana, il venerdì, dal sindaco è a Pragelato con il primo cittadino Giorgio Melo. Pragelato, che fu la capitale olimpica dello sci nordico. Qui c'è il traguardo che tagliò Giorgio Di Centa, vincitore della 50 km di sci di fondo. Pragelato sta lentamente, faticosamente, ma in modo molto efficace, recuperando il suo ruolo di capitale degli sport invernali piemontesi e italiani. Sindaco, questo centro fondo è il futuro di Pragelato, di questo paese che è stato olimpico e vuole tornare a essere importante. Esatto, il centro fondo lo definirei quasi l'eccellenza di Pragelato, perché questa pista olimpica per noi è un biglietto da visita, è la carta d'identità che qualifica Pragelato nella provincia di Torino, nel Piemonte, a livello nazionale e a livello internazionale. Io credo anche che con la nuova gestione di questo centro fondo si possa fare un ulteriore salto di qualità. L'anno scorso la Coppa Europa, quest'anno la Coppa Italia, noi abbiamo un grande sogno, l'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato col gestore e con gli organizzatori, sarebbe avere una Coppa del Mondo, ecco, sarebbe il bollino di qualità che restituisce a Pragelato e a questa pista olimpica quello che si merita. Sono stati fatti degli investimenti, c'è la prospettiva di ospitare anche fondo e biathlon per le universiadi. È un'offerta plurale, la direi, e io credo che se possiamo avere anche le universiadi, spero veramente di sì, è un ulteriore tassello che costruisce questo mosaico. Secondo me, secondo noi, secondo l'amministrazione, ma credo anche di intercettare quello che pensa la federazione, Pragelato deve un po' diventare la capitale del fondo a livello nazionale. Ha la pista olimpica, ha le infrastrutture, ha le competenze gestionali e soprattutto c'ha un paesaggio straordinario che può ospitare queste grandi gare sportive. Pragelato 12 mesi all'anno, che cosa fa l'amministrazione, ma anche gli operatori economici locali per la stagione estiva, la stagione autunnale, per avere turisti tutto l'anno e far vivere questa montagna? Noi siamo stati molto contenti l'anno scorso di come i volontari, le associazioni hanno gestito la stagione estiva. Era molto difficile, era molto molto difficile. C'è stata la riscoperta, per esempio, dei sentieri, che ci ha permesso di scoprire un pezzo di storia, di cultura, di tradizione di Pragelato che probabilmente con gli anni qualcuno aveva anche dimenticato. Quest'anno c'è una nuova Proloco, hanno in programma molte altre iniziative. È ovvio, noi sull'estate, che è come l'inverno sotto questo aspetto, dobbiamo lavorare molto e credo che il paesaggio ci offra tutte le opportunità, da un lato per offrire al cittadino turista di riscoprire questo territorio, come abbiamo già fatto l'anno scorso e come si è sempre fatto, ma dall'altro lato soprattutto puntare sul recupero della specificità storica e culturale di Pragelato, a un mare di tradizioni. Questo mare di tradizioni merita di essere conosciuto e socializzato. Merita di essere conosciuto ad esempio il Museo dei Costumi, ma non solo, le tradizioni che sono vive, perché qua in estate si fanno rivivere le tradizioni della montagna occitana. Esatto, questa è un'ulteriore specificità culturale che merita di essere valorizzata. Devo dire sotto questo aspetto che la nuova Proloco da un lato e molte associazioni dall'altro creano l'infrastruttura materiale per centrare l'obiettivo. Pragelato è famosa d'inverno ed estate, la vocazione turistica e sportiva credo che contempli tutto l'anno. Che cosa chiedono i pragelatesi che una volta a settimana ogni tanto vengono ricevuti dal sindaco che ascolta le loro esigenze? Più che ricevere si chiacchiera per telefono in questa fase, no? Ma comunque il collegamento si mantiene. È ovvio che l'ordinaria amministrazione resta sempre la vera priorità e io lo condivido, perché il biglietto da visita di un comune è la garanzia di avere una buona ed efficace ordinaria amministrazione, ahimè, purtroppo compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione.